Bentornati alla SOS Agenzio TV, buonasera. Ciao, Beppe. Ciao Marconi. Fabio. Siamo al Parco Pertini, nonché conosciuto come Parco Giotto, perché, caro Beppe, è un parco. Cosa stai guardando? Ti vedo... No, sto guardando quella recinzione là, con tutta quella erba distrutta, che c'è, boh. Avrà inseminato qualcosa? No. Dici no? No, quella mi sembra aver calpestato qualcosa. Vabbè. Comunque, dicevo, un tempo era veramente il parco nobile della città, di un quartiere nobile come il quartiere Giotto. Con il passare degli anni, purtroppo, c'è un po' un'aria così di degrado e di abbandono. E uno degli ultimi atti di questa involuzione, di questo declino, è la chiusura da tempo di quello che era il bar del parco. Anche l'ultima gestione ha lasciato appunto il locale e adesso è chiuso, e quindi è un peccato, che questo era uno dei punti di riferimento, comunque, anche di primavera, d'estate, punto di ritrovo. Pensa un po', se ne voleva fare un altro, un pescaiolo nel famoso parco, quello gigantesco, esatto. Che doveva essere fatto. Speriamo che doveva. Doveva fare un bar anche lì, per farci cosa, per poi fare la fine anche di questo, perché era una struttura abbandonata. Poi è difficile, oggi è difficile, purtroppo la congiuntura e questa recessione sta veramente provocando problemi, fa qui questo, anche questo è un problema, perché di fatto qui, specialmente d'estate, era pieno di gente, e oggi invece non c'è più spazio, non c'è più mercato, e logicamente si è costretti a chiudere le serrande di tutto. Sì. Questo è un bar che è, diciamo, del Comune di Arezzo, che il Comune di Arezzo dava in gestione, credo, con un bando. Sì. Invece, insomma, purtroppo è tutto chiuso, tutto abbandonato, e la cosa sarà ancora più evidente se non sarà dato in gestione anche per l'arrivo della stagione bella. Ma ci vorrebbe qualche imprenditore di assalto che gli va di rischiare. Però vedi, anche qui, questo è un locale soprattutto che vive d'estate, non tanto d'inverno, è nella bella stagione, però con tutte le case che ci sono dentro, vicino, l'attività fuori ne puoi far poca, perché tu sai benissimo che il giovane vuole la musica, si schiamazza, si parla a voce alta e poi qui si creano problemi, e quindi di conseguenza non è il luogo adatto per fare questo tipo di attività. E quindi non si trova nessuno poi che ci viene, perché oggi chi è che porta i soldi e la gente nei locali? I giovani. E quindi i giovani sono esuberanti, giustamente, come l'avevamo tutti, e poi qui la gente inizia a dire che vuole dormire, che ci sono problemi, sono schiamazzi, e quindi nessuno si avvicina a una struttura così vicina alle case per poter fare un'attività anche esterna. Bisogna dire, ecco, che è un parco comunque che rispetto a tanti altri è sicuramente migliore, però insomma un tempo era molto meglio, cioè, per carità, rispetto al Pionta, dove effettivamente, no, c'è poca, come dire, più tranquillità, non c'è quel senso che... Vuoi vedere se funziona? Funziona? Non va, no. Neanche l'acqua, no. se uno vuole bere, niente da fare. Vabbè, diciamo appunto, ecco, però, che rispetto ad altri parchi è sicuramente migliore. È molto più vissuto, e quindi di conseguenza, essendo vissuto, è molto più difficile delinquere, come succede agli altri parchi, soprattutto al Pionta, dove non c'è nessuno che ci va, o ci vanno in pochi, soltanto una parte è utilizzato. Mentre qui il parco è vissuto, e quindi di conseguenza coloro i quali vogliono fare attività non lecite se ne tengono a debita distanza. Certo, sì, questo indubbiamente, anche se abbiamo trovato negli ultimi anni anche qui segni comunque, no, di siringa abbandonata. La sera, non so, si fece il servizio sul lato via Giotto, sì, c'erano tutte le reti, non so se adesso è stato rimesso a posto oppure no. Non ci ho fatto caso. Non so se è stato rimesso a posto oppure no, è inutile quindi chiudere le porte, gli accessi alle 8 di sera, e poi con le reti abbassate la gente entra lo stesso, anzi a maggior ragione, perché la persona per bene non c'entra, che sa che è chiuso, mentre coloro i quali vogliono fare i loro comodi vengono e entrano attraverso questi spazi. Un parco che da ormai da diversi anni è stato aperto anche ai cani, ti ricordi all'inizio? Sì,
anni fa non era permesso, adesso anche forse per incentivare la frequenza è stato cambiato il discorso. L'importante è che i proprietari raccolgano le deiezioni, a quel punto lì non ci sono le problemi. Le deiezioni, come parli bene. Come parlo bene? Come si chiamano? Le cacate? Ecco, così, ti volevo così. Non capito. Questo, voglio far uscire la parte va bene. Più nobile di te. Tu provochi. Va bene, comunque salutiamo dal Parco Pertini e dicendo che comunque è sempre un bel parco, per carità, ci si sta bene, però si nota anche questo declino, si nota. Ormai da diverso tempo che si nota, cioè, sono diversi anni. Sicuramente curato anche di più, obiettivamente. Sì, però sono tempi duri e quindi anche l'amministrazione con tutte le buche che ha da tappare diventa difficile poi anche seguire i parchi come si deve, dai, è difficile. Diamo qualche scusante anche ai nostri amministratori per questo, perché in effetti si trovano oggi con personale veramente al limite di poter fare le cose essenziali e basta. E quindi se rimane senza soldi. Non ci sono i soldi. E senza soldi non si fa. Senza Lilleri non si dà. Certo. Ci vediamo domani. Ciao.